Primo Re, capitolo 13, viene detta la storia del profeta che giunse da Giuda a Betel. Leggiamo solo giusto i versi che ci riguardano e poi completiamo con Primo Re 18. Allora, dal verso 1 dice: Ed ecco un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine dell'Eterno, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare l'incenso. Per ordine dell'Eterno gridò contro l'altare e disse: Altare, altare, così dice l'Eterno: Ecco nascerà alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale immolerà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che bruciano incenso su di te e si arderanno su di te ossa umane. Nello stesso giorno diede un segno miracoloso dicendo: Questo è il segno che l'Eterno ha parlato, ecco l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra si spanderà. Quando il re Geroboamo udì la parola che l'uomo di Dio aveva pronunciato contro l'altare a Betel, stese la mano dell'altare e disse: Prendetelo, ma la mano che Geroboamo aveva steso contro di lui si seccò e non poté più ritirarla a sé. Inoltre l'altare si spaccò e la sua cenere si sparse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine dell'Eterno. Adesso leggiamo in 1 Re 18, quindi andiamo nel capitolo 18. Vabbè, conosciamo, no, queste storie. Qui Elia. Nel versetto, vabbè, quello che parla del fuoco, possiamo anche dirlo così. Allora, leggiamo dal versetto 30. Dice: Allora Elia disse a tutto il popolo: Avvicinatevi a me. Così tutto il popolo si avvicinò a lui ed egli restaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito. Poi Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale l'Eterno aveva detto: Il tuo nome sarà Israele. Con le pietre edificò un altare al nome dell'Eterno e fece intorno all'altare un fosso della capacità di 2 misure. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il torello e lo pose sopra la legna e disse: Riempite 4 brocche d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Di nuovo disse: Fatelo una seconda volta, ed essi lo fecero una seconda volta. Ed egli disse ancora: Fatelo per la terza volta. E essi lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. Amen. Va bene fino qua. Allora, visto che abbiamo letto questo, leggiamo anche 1 Pietro. 1 Pietro, questo versetto, si tratta di un versetto. Perché alla fine questo, ciò a cui dobbiamo arrivare, è quello che ci dice Pietro. E dice, allora 1 Pietro capitolo 2, verso 4 e 5. Anzi, leggiamo, vabbè, leggiamolo, dai, tanto sono 5 versetti, dai. Dal verso 1, allora quindi capitolo 2, verso 5. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui come a pietre viventi, rigettate, scusate, avvicinandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Perciò noi vediamo che da prima il Dio aveva ordinato di fare un altare, anzi l'altare erano delle piccole costruzioni spontanee di tutti gli uomini di preghiera. Chi è che faceva gli altari? Erano tutte, parliamo sia del positivo che del negativo.
erano tutte le persone comunque religiose che volevano attraverso questo altare accostarsi o a Dio o a una divinità. No? Cioè, vediamo il confronto fra Elia e i profeti di Baal. Noi vediamo che anche i profeti di Baal pregavano intorno all'altare, come avevamo detto anche l'altra volta, facendo strepito, rincorrendo, ecco, le risposte, no? Tagliandosi pure, facendo questo genere di cose, come se Dio fosse una specie di sadico che ha bisogno di questo tipo di cose, di essere pregato così. Ma vediamo dunque che questo altare era Abramo, per esempio. Abramo, ecco, noi leggiamo della storia di Abramo, e in Abramo vediamo che dove andava, andava, faceva altari. Egli, ecco, era come se dicesse: qua ci sono stato io, e in questo luogo io ho cercato l'Eterno, ho ricercato la faccia del Signore, una comunione con Dio. L'altare è stato sempre simbolo di quello. Tant'è vero che poi Dio, ecco, quando intervenne la legge, il Dio disse a Mosè di fare un altare e poi diede anche delle descrizioni. Da quel momento in poi, soprattutto quando ci sono cominciato nella storia dei re, ecco che si è manifestata molto l'idolatria proprio dalle parti più alte, quindi dai re, che cos'è che succedeva? Che questi altari, gli altari di Dio, che vengono chiamati anche nei Salmi, gli altari di Dio, nel profeta Osea, in Amos, eccetera, quando parla degli altari di Dio che sono stati profanati, contaminati. Allora, il Dio cos'è che ha fatto? Dio ha dato ordine e anche ha dato una descrizione di questi altari, di come farli, e gli manda un profeta per distruggere quell'altare. L'altare che era il simbolo proprio della riconciliazione con Dio, era il simbolo, che poi diventa il simbolo di Cristo. Dice negli Ebrei: noi abbiamo un altare del quale quelli che servono a sacrifici, i giudei per la legge, non possono mangiare di questo altare. Ce l'abbiamo noi. È un altare spirituale. Vedi, è Cristo. Il Cristo come, attenzione, come mediatore. Dove là vi è, poi c'è il discorso poi anche dell'arca, una serie di simboli che ci parla di questo canale, di questo mezzo per noi poterci, come dire, relazionare con Dio, riappacificare con Dio. Lì venivano fatti i sacrifici, lì veniva fatto il discorso dei profumi. Quindi l'altare ha diverse funzioni: i sacrifici, cioè gli animali, e i profumi. Quindi vediamo che Dio è intervenuto a distruggere quello che egli stesso gradiva. Noi vediamo anche altri esempi, lo sappiamo bene, quante volte l'abbiamo anche detto. Il serpente di rame fu Dio, no? Che disse: fate così, fatevi un'antenna, attorcigliatevi un serpente costruito di metallo. Dice, quando i serpenti vi morderanno, dice: guardate, anche qui notate come dire, il valore che Dio dà al riguardare qualcosa che viene messo, che viene sospeso, qualcosa che non sta sulla terra, ma qualcosa che viene sospeso in alto. Dice: guardate, quando voi guarderete quell'insegna, voi guarirete. Vedete quanta forza, quanta potenza c'è nello sguardo, nella visione. Capite perché io insisto su di questo? Capite perché io cerco di evidenziare questa cosa? Perché c'è un potere nello sguardo, cioè Dio attraverso gli occhi, cioè ha dato davvero un canale potente affinché l'uomo potesse avere una comunione con Dio. Una certa relazione, qualcosa di, come a dire, che va da noi a lui, da noi a lui. Ora, questo serpente di rame è andato a finire, come succede sempre, che l'uomo ne ha fatto che cosa? Un idolo. Cioè, Dio ha fatto una semplice cosa, ecco qua il concetto
oggetto, soggetto. Oggetto è tutto ciò che riguarda ciò che Dio fa, soggetto è ciò che riguarda lui personalmente, lui il soggetto. Afferrate? Tutto viene da lui, tutto è per lui, tutto è per mezzo di lui. Quindi Dio ci vuole tirare verso questa direzione. Ma basta solo che Dio fa qualcosa, vedete, a livello oggettivo, fa qualcosa che l'uomo subito ne fa una idolatria. Così arrivò il tempo in cui, se non mi sbaglio, Ezechia, se non ricordo male, distrusse, ecco, quell'antenna, l'ha distrutta. Ma come? Dio l'ha ordinato! Dio l'aveva ordinato! Chi sei tu che... Vedete? Vedete come il popolo di Dio stesso, come accoglie i ministri, gli angeli di Dio, che non li riconosce mai? Perché? Perché questo accade quando il popolo si fa sviare, entra un'altra visione delle cose. Afferrate? Entra un'altra visione. Quando viene quella originale, l'uomo dice: ma chi sei tu? Come fu il discorso della Pentecoste. C'è stata la Pentecoste e tutti quelli che erano lì si sono chiesti: che cos'è questo? E quante volte, fratelli, un servo di Dio parla e gli altri dicono: ma che cos'è questo? Chi sei tu? Ma perché il popolo di Dio? Perché anche i servi di Dio, i ministri, perché non riconoscono altri ministri? Avevamo parlato della vigna del Signore, dove si vede chiaro che nonostante che Dio mette dei vignaiuoli là, quindi che sono dei servi che devono lavorare la vigna, Dio manda altri servi da fuori. Come per dire, Dio, viene a vegliare. Non è che perché io ti ho messo là, sei il pastore, sei questo, sei quello. Come dire, tu sei il padrone. Tu non sei il padrone. Dio ha anche altri servi che vengono a vegliare. E tu magari neanche li conosci, tu non lo sai. Ma è Dio che si nasconde. E quando Dio si nasconde, prova la tua fede. Prova la tua visione. La visione deve essere provata. Prova la tua visione. Dice, cosa vuol dire prova la mia visione? Cosa vedi? Quando Dio viene nascosto, tu lo vedi o non lo vedi? Ti fermi a ciò che è esteriore? Dici, questo non mi è tanto simpatico. Oppure dici, questo non ha una chiesa, ma che vuole dire, che vuole fare? È da solo. Ti fermi a questo oppure la tua visione è così, definiamola, allenata, così affinata, così illuminata, che tu attraverso qualsiasi cosa puoi vedere Dio che Dio che passa, è Dio che sta creando quella circostanza. E Dio sta venendo, come dire, a fare i conti con te. Attenzione. Abramo. Noi sappiamo, aprì la sua tenda, no? Aprì i padiglioni, li tenne aperti ed egli stette sulla porta aspettando la visitazione del Signore. Cioè la visitazione del Signore, tu te le devi aspettare, non devi pensare chissà se, no chissà se, egli viene nella tua vita personale, nell'ambito della Chiesa, lui viene e vuole trovarti come Abramo. Lì, con le porte spalancate, vieni di qua tu troverai aperto. Vieni da quest'altro lato, pure di qua troverai aperto. Vieni da dietro, cioè mi sorprendi, anche da dietro troverai aperto. Questo è quello che Dio vuole trovare da noi. Ecco il perché egli si nasconde per trarre la gloria dai re. Dice, la gloria di Dio, attenzione qua. Perché qua c'è un segreto. Dice, è di nascondere la cosa. Dice, invece la gloria dei re è nell'investigarla. Capite quanto è importante? Egli vuole che tu affini la tua visione. Cioè, ecco perché dice, non credete a tutti i spiriti, ma, come dice,
esaminate, discernete, cioè vuol dire che la nostra visione deve affinarsi, deve corrispondere a quella di Dio. Solo così noi possiamo veramente riconoscerlo in tutti i suoi movimenti. Perché Dio è in continua, come dire, espansione, evoluzione, movimento. Noi non possiamo pensare che abbiamo letto qualcosa e come dire, lo abbiamo bloccato, lo abbiamo finito. Come si fa? È impossibile ciò. Quindi vedete, poi c'è stato anche il Tempio. Oh, Dio ha dato la direttiva, le misure, questo, quell'altro. E poi non rimarrà pietra sopra pietra che non sia diroccata. E il Tempio non una sola volta è stato distrutto. È stato distrutto più volte. E Gerusalemme? La città della pace, la città della promessa. Se ne parla fino ai nuovi cieli e alla nuova terra. Eppure Gerusalemme che veniva continuamente distrutta. Vedete, l'uomo fa idolo delle cose che Dio fa, ma l'uomo non riesce mai a capire che Dio è Dio. Perché trovate scritto, ad esempio, anche nei nomi, adesso non mi ricordo se è Gioele, Elia, non ricordo. Per esempio, che affinché voi riconosciate che Dio è l'Eterno. Ma che significa Dio è l'Eterno? Dio è l'Eterno. Perché? Perché per l'uomo è difficile attribuire all'Eterno, cioè a Yahweh, che Egli è Dio. Non quello che Lui fa, ma quello che Lui è. Non so se è chiaro. Noi attribuiamo la Deità a livello di adorazione, come risposta, a quello che Dio fa, non a quello che Dio è. Ecco perché troviamo questi significati. L'Eterno è Dio, oppure Dio è l'Eterno. Devi capire che non è quel che egli fa Dio, ma quel che egli è Dio. Lui è Dio. E quindi Dio deve sempre, continuamente, avere a che fare con questi problemi nell'uomo. Cioè Dio non è libero di fare una cosa che l'uomo subito si entra in, come dire, in argomentazioni. Infatti in Ecclesiaste è detto, Dio ha fatto ogni cosa bene, ma l'uomo ha cercato discorsi. Dice qualche traduzione. Altre traduzioni dicono, ma l'uomo ha cercato sotterfugi. Vedete, Dio fa le cose giuste, ma l'uomo è sempre, perché? Perché ancora l'uomo non fa fatica a comprendere che deve uscire dalla dimensione e dal governo della sua mente carnale, quindi le sue idee, le sue visioni, le sue emozioni, e deve entrare nel governo dello spirito. Ecco perché Paolo ha parlato dell'uomo spirituale. Fratelli, non è semplice. E se noi non ci diamo da fare, già se ci diamo da fare, noteremo quante cose abbiamo da sistemare con Dio. Quanto è lunga questa strada, quanto è complessa. Figuriamoci se non ci diamo da fare in merito. Cioè se continuiamo a trascurare e a sentirci bene, tranquilli, perché tanto Dio ci ha salvati, tanto Gesù è morto per me, tanto io l'ho sperimentato. La nostra vita poi incorre in tante situazioni spiacevoli. E il Signore ci dice di camminare per lo Spirito, non di fermarsi. Di camminare vuol dire un cammino. E perché un cammino? Perché Dio stesso non si ferma. Questo è il punto. Poi dopo vediamo, quindi Dio ha distrutto l'altare, che avete notato, altare. L'altare si spaccò e le sue ceneri, è detto due volte, e le sue ceneri si sparsero. Adesso voi guardate, togliete la parola altare, metteteci messaggio. Il messaggio, tanto adorato, tanto portato all'estremo. Ovviamente non mi riferisco al suo significato, no? Al significato buono e giusto che ha. Ma come in quel caso lì, cosa ne hanno fatto diventare? Cosa lo hanno fatto diventare? E allora Dio viene in questo senso qua. Cosa ne avete fatto? Io vi ho dato un altare, ma per un motivo. Cosa ne avete fatto voi? Quindi capite? Togliete la parola, metteteci messaggio, quella parola che continua, no? E l'altare si spaccò. Ora voi guardate un poco
Cosa è successo in questo ambito? L'ambito che doveva essere il risveglio, la luce del far della sera, che doveva arrivare fino alla mezzanotte, no? E perché è scritto che tutte le vergini, cioè sia quelle avvedute che quelle, cioè, scusa, quelle disavvedute che quelle avvedute, perché caddero nel sonno? Perché è scritto lo sposo tardava? Ma dove è scritto che Dio tarda? Trovatemi un verso. La scrittura dice, Gesù stesso ha detto, che i giorni saranno abbreviati. E com'è che dice ritarda? Se addirittura sono abbreviati. C'è qualcosa di strano qua. Quindi il problema non era nello sposo che tardava, ma era nella Chiesa che pensa che lui ritardi. È entrata una visione sbagliata della cosa, si è infiltrata e allora sembra che Dio ritardi. Dice, se tarda, aspettalo. Ve lo ricordate? Questo è scritto, non so se in Amos, in Abaco, non mi ricordo. Ma dice, ma egli non tarderà. Quindi non è coerente quel passaggio. Quindi non riguarda Dio, non riguarda la venuta di Gesù. Cioè, non è lui che ritarda, è la Chiesa che pensa che lui ritarda. Capite? E si addormentarono. Cioè, quella che noi diciamo la sposa, ma la scrittura ci dice chiaro e tondo che anche la sposa si addormenterà. E perché? Perché tutta la Chiesa, cioè sia i nati di nuovo che gli eletti, cioè sia i salvati che gli eletti, hanno questa difficoltà, sono soggetti a questo enorme pericolo, cioè di fermarsi tutte le volte che Dio fa qualcosa, un evento, un risveglio, e la Chiesa si ferma lì. Come voi vedete nella Sulamita, non so se nel Cantico dei Cantici viene detto questo, che lo sposo è andato nella notte, vedete? Quando è l'ora appunto di fermarsi, di riposare, no? Ma è anche l'ora profetica in cui il nemico sfodera i suoi pericoli e la sua forza. Bussa, aprimi, ma io, dice, e vieni con me. Il Signore viene a quell'ora e ti invita ancora a muoverti. E qua il segreto. Egli ti dice, cosa ne hai fatto di quello che io ti ho dato fino ad ora? Afferri? Egli viene e ti dice, vieni con me. Giusto? Ti sta invitando, vieni con me. Adesso entra in scena il personaggio e dice, cosa ne hai fatto delle cose che io ti ho dato fino adesso? Sei lì che te le stai godendo tu, rinchiusa dentro questa casa, il divano, il letto, la veste, le cose che io ti ho dato, cosa ne stai facendo? Ma io già mi sono lavata, già sono nata di nuovo, io mi sono purificata, Signore, mi sono appena tolto il vestito per entrare, per togliere, come dire, per me, mi sono tolto la veste per dire, del peccato, mi sono già rimesso la veste, adesso per andare nel riposo, mi voglio riposare, ma il Signore dice, di tutto ciò che io ti ho dato, questa condizione, giusto, cosa ne stai facendo? Ed egli continua a bussare e ti invita a uscire da quella falsa comodità. L'opera di Dio praticamente non è finita. Alla Chiesa Dio ha dato il messaggio, ma egli nella notte viene, afferrate, in un modo che la Chiesa non lo comprende perché non è più abituata. Vedete? Non è più abituata alle visitazioni del Signore, se non solo come lingue, guarigioni, in questo senso qua. Ma lui, la sua persona che viene nello spirito perché vuole avere qualcosa, ve lo ricordate? Sulla croce Gesù cosa ha detto? Ho sete. Che cos'è questa sete, fratello? È il desiderio di avere comunione con le sue creature, quelle che lui ha riscattato. Vuole avvicinarle a sé. C'è un esempio in Geremia dove dice io volevo stringere a me il mio popolo,
Come si stringe una cintura? Che affermazione è questa? È come un padre, una madre che dice: io voglio tenere stretto fra le mie braccia mio figlio. Cos'è lo scopo di Dio? È quello di attirarci. È vero, Lui ci dà tante cose, ma non perché ne facciamo un divano comodo per fermarci. Egli ci dice ancora: avanza, devi ancora andare avanti, devi sempre andare avanti. Devi attendere, devi capire che devi aspettarle le visitazioni, non se viene, se non viene o è già venuto. Le devi aspettare, quindi devi essere pronto a dare, come nel caso dei vignaioli, il frutto. Che vuol dire? Io ti do il frutto, vuol dire ti do la mia disponibilità. Tu bussi e io lascio tutto per seguirti. Io ti seguirò lo stesso. Dice: mi hai benedetto? Mi hai dato il messaggio? Mi hai dato questo? Ma io ti seguirò sempre quando tu verrai. I lati delle mie tende saranno sempre aperti per te. Sempre aperti. Non chiuderò mai, non cercherò mai una comodità, ma starò sempre lì come Abramo alla porta, con la porta aperta. E tu ogni volta che dal cielo mi guarderai, mi vedrai sempre così. Dice: ma come devo fare? Nello spirito lo devi fare. Perché fisicamente non lo puoi fare, cioè non puoi, no? Devi lavorare, ma tu sei sempre in contatto. Ecco perché dici: stare attenti ai pensieri, perché i pensieri vengono a prendere un posto dentro di te e che offuscano l'opera di Dio, la offuscano. Allora si dice di essere libero. Canta i cantici, canta al Signore, prega il Signore. Cerca di percepire, di guarda e studia. Tieniti in contatto con Dio. E allora questo sarà una benedizione per te. Quando Egli verrà, come dice, è una promessa, no? Diciamo così, probabilmente si riferisce anche al tempo del millennio, ma comunque profeticamente. È di una restaurazione, dice: quando io chiamerò, non so se no, mi sembra che in Isaia dice: quando io vi chiamerò, voi direte: eccomi. E lo stesso lo dice anche di lui: quando voi mi chiamerete, io dirò: eccomi. Cioè, è il frutto di un lavoro che Dio fa nella Chiesa, di portarla a questo stato. Vedete, Dio chiamò Mosè e Mosè disse: eccomi. Quando Dio chiamò a Samuele, cosa gli indicò il sacerdote? Quando egli ti chiama, tu digli: eccomi. Era una chiave d'ingresso. Tu di così. E Samuele disse: parla tu, perché il tuo servo ascolta. Parla tu. Perché il tuo servo ascolta, perché Dio non può parlare se tu non ascolti, se il tuo cuore non è aperto, se i padiglioni delle tue tende non sono aperte, e Dio non può parlare, anche se parla, tu non comprendi. Afferri? Quindi arriva il tempo in cui poi Dio ricostruisce l'altare, come è successo in questo tempo, attraverso, per dire, il ministero profetico, no? Del fratello Abramo, e Dio ha restaurato, avendo lo spirito di Elia, lo stesso spirito che ha preso quelle pietre per metterle assieme, è lo stesso spirito che, diciamo, che è stato sul fratello Abramo gli ha dato questa visione, questa rivelazione di riordinare, cioè di andare a prendere, riprendere un po', a spolverare le dottrine e metterle a posto. Vedete? Cosa ci è servito a noi, fratelli? Riflettiamo su di questo. Dio ha fatto questo, cioè ha ristabilito un altare e gli uomini cosa hanno fatto? Si sono fermati all'altare, cioè a contemplare l'altare. Afferrate? Perché abbiamo letto in Pietro che noi stessi siamo pietre viventi. E dice, ve lo rileggo, anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo,
per offrire sacrifici spirituali. Sacrifici spirituali. Cosa sono questi sacrifici spirituali, fratello? Dice, ma devo lodare il Signore e pensi che te la cavi così? Questi sono i sacrifici spirituali. L'attività dei sacrifici era una vera e propria attività, lo sapete. Cioè c'era tutto un lavoro, era una cosa quasi continua, cioè un meccanismo, si può dire. Era il meccanismo della redenzione, veniva sacrificato questo, veniva sacrificato quello, e i profumi, e i pani, e queste, le libazioni, cioè quante cose si faceva. Oggi vogliamo pensare che i sacrifici spirituali, ma che noi diciamo gloria a Dio, ma che? Sacrifici spirituali partono, come dire, magari dopo lo legge, da un cuore rotto. E che dobbiamo capire cosa vuol dire il cuore rotto. Ritornando al discorso del messaggio, il messaggio è stato, come a dire, è venuto a restaurare questo altare. Ma poi Dio cosa ha fatto, fratello? Guardiamo i fatti. Lì è scritto che l'altare si ruppe e le sue ceneri si sparsero. Noi abbiamo visto che Dio ha, attraverso il profeta, ha messo a posto l'altare, cioè nel senso, è come se avesse preso le strade. Le ha riaddrizzate, i ponti, le ha messe apposta affinché noi potevamo avvicinarci a Dio, cioè senza, diciamo così, senza intoppi. Intoppi spirituali, quindi a livello di strane dottrine, strane idee. Quando lo Spirito Santo veniva, per avere comunione con noi, non trovava più certe stupidaggini, certe cose afferrate a livello spirituale dentro di noi. Cioè, ora abbiamo una visione giusta circa la deità, e ha messo a posto le cose affinché quando lo Spirito di Dio viene sopra di noi non trova il disturbo, capite? Che di tutte quelle cose storte che sono state la conseguenza di ribellioni e sbagli nel corso della storia, non le trova più. Ma se ne è fatto un idolo, si è fatto un idolo del profeta. Quindi l'attenzione della. Ecco il perché la Chiesa si è addormentata. Ecco perché anche il profeta aveva avuto la visione che la Chiesa in Europa avrebbe perso il passo, si sarebbe deviata. È profezia questa. E realizziamo che ciò è accaduto e sta accadendo ed è la verità. Questo altare, cioè questo, diciamo, il messaggio così com'è, cioè così come si presenta a livello di movimento attuale, è stato colpito. E le sue ceneri, cioè la sua voce, stanno, quello che rappresenta le ceneri, il fumo che adesso dilaga dappertutto, è l'ombra nera di questo spirito che si sta diffondendo dappertutto. A Ferrate, con una visione storta del messaggio, un messaggio che non edifica più, cioè un messaggio che non dà più risposte, un messaggio che non guarisce, un messaggio che non illumina, un messaggio che non ti porta più davanti alla faccia di Dio. Che altare è? Un messaggio che non ti porta davanti a Dio. Che altare è? A Ferrate, Dio lo ha colpito per la malvagità degli uomini. Ho visto dei video ultimamente. Cioè, ci sono delle persone che noi neanche conosciamo, per esempio, e non potete sapere che cosa combinano nel nome del fratello Bram. Foto, l'ha vista anche mia moglie, persone che si inginocchiavano, sapete come fanno tipo in Arabia, che si inginocchiano con la testa davanti al quadro del profeta, quello con l'aureole, eccetera. Persone che stanno sempre, vanno in giro a giudicare, sempre a giudicare, questo il profeta dice, il profeta dice, queste sono le ceneri, le conseguenze. È stato rotto l'altare e questa spaccatura ha prodotto queste ceneri, questa ombra nera, questo fumo, questo demonio che sta dilagando dappertutto. Afferrate? Come è successo a Chernobyl? C'è stata questa nuvola e ha dilagato, e ha inquinato tutto. È così?
Vedete, fratelli, quanto è grave quando noi ci fermiamo, vogliamo impadronirci delle cose di Dio, non aspettiamo più le sue visitazioni che ci dicono: adesso segui me. Ti ho dato? Adesso seguimi. Tutto ciò che io ti ho dato dovrebbe averti abilitato a riconoscermi. Non a non riconoscermi, a riconoscermi. Perché non mi riconosci quando io vengo? Ora io ti dico, segui me. Cioè, seguimi, hai un contatto vivo con il movimento dello Spirito. Ti ho messo nella scuola, chiesa. Ti ho dato un messaggio, ti ho dato un altare per venire a me. E quando io vengo, perché non vieni? Perché non riconosci il movimento di Dio? È questo che io mi chiedo. Quando anche nella mia vita ho dato, diciamo, anche delle profezie alla Chiesa, dove ero, e dicevo di non prendere il messaggio in questo modo, ed ero un ragazzo, ma qual era il discorso? Che Dio mi parlava. Non hanno riconosciuto che Dio mi parlava e che voleva aiutarle, no, e doveva esserci uno scambio perché anche io dovevo crescere. Cioè, dovevo ricevere un aiuto anch'io, perché ero un ragazzo comunque, avevo bisogno di un aiuto. E quindi ricevere certe cose, certi spaventi da parte di Dio, cioè certe situazioni che giustamente portano anche un po' di smarrimento. Magari, ovviamente non ero neanche liberato da tante cose della mia carne, dei miei impulsi, giustamente. Magari portavo, se ne parlava e mi agitavo, no? Allora gli altri pensavano che io volevo fare cioè che mi ero esaltato, cose di questo genere. E poi cos'è successo? Hanno rifiutato, no? Anche quando io dicevo certe cose, il Signore mi ha detto, poi mi ha fatto vedere questa. Ma cosa vuoi che sia? E mi contrastavano sempre. Perché ho chiesto? Ti sei innamorata di ciò che Dio ha fatto? Ti sei innamorata del suo altare, ma non lo hai usato per fare sacrifici spirituali. Che quando egli viene, per esempio, tu lasci tutto come Maria, no? Mentre sei nella casa che lavori, lasci tutto e vai ai suoi piedi, perché lui ha sete. E tu dovresti, se sei la sua sposa, dovresti, ecco, soddisfare questa sete che lui ha. Dovresti soddisfarla. Allora, ecco che comincia a usare le conoscenze che hai acquisite, ti dovrebbero portare davanti all'incontro di questo essere meraviglioso. E quando egli viene, tu dici: ah, gloria, ecco qua la vera esaltazione, la vera lode, perché tu ti sei accorto di lui e lo hai glorificato, lo glorifichi, desideri stare in comunione, non ti fermi davanti a nulla. Qui si tratta del suo aspetto vivo della situazione, non l'aspetto scritto, l'aspetto vivente dell'azione, quando Dio viene, frate, e tu lo devi afferrare. Se vi ricordate nel passaggio che parla dei due di Emmaus, arrivato a un certo punto si cominciò a fare l'imbrunire, cosa ha fatto Gesù? È scritto chiaro. Egli fece come per andare oltre. Lui segue il suo cammino, fratelli, ma sei tu che devi dire: no, rimani qua con me. Fermati, rimani con noi, Signore, perché si fa sera. Tu lo devi trattenere, vedete? Perché se no lui va. È come anche nel Cantico dei Cantici, quando il Signore, lo sposo, bussava. Lei tardava, perdeva tempo. Quando finalmente aprì, lui non c'era più. Vedete? E quando lei poi cominciò a cercarlo, ebbe a che fare con le guardie, ve le ricordate? Le guardie che sarebbero, fanno parte dei figli della madre, i guardiani, eh? I guardiani della falsa dottrina. Dov'è il mio sposo? Non lo sappiamo, loro non lo sanno dov'è. Anzi, l'hanno picchiata. È scritto, gli hanno strappato il velo. Che cosa vuol dire? Quella santa copertura, quella che rappresenta il fatto di essere in armonia con Dio, nascosta nello spirito del Signore.
Cioè ti tolgono, ti rapiscono questa capacità, questa, come potremmo dire, questa caratteristica, questa condizione spirituale. E tu rimani sempre povera, sempre così, sempre indebolita. E il tutto viene da là, non tanto dalla conoscenza, fratello. C'è un altro bellissimo esempio, lo vedete nel libro di Esdra, quando nel loro primo viaggio, nel loro primo esodo da Babilonia, e sono andati appunto a Gerusalemme, è scritto chiaro che avevano paura dei popoli vicini. Eppure non hanno incominciato dalle mura per proteggersi. Hanno incominciato dall'altare, dal centro. Hanno incominciato dall'altare. È più importante stare in comunione con Dio che difendersi. Pensate, qui c'è da meditare, fratello. Cioè, Dio ci deve dare la visione di quanto sia importante questo. Nello spirito sto parlando. Quanto è importante, cioè, ristabilire l'altare per avere comunione. E quindi per fare sacrifici spirituali. Che Dio sia lodato, fratelli. Guardate cosa dice qua. Salmo 51. Salmo 51, verso 17. 16, 17. Anzi, leggiamo anche il 15, visto che parla della lode. Dice: O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei, né gradisci olocausti. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oddio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Allora dice, ma i sacrifici spirituali sono la lode. E perché qua Davide dice che i sacrifici di Dio, dopo che già la sua bocca ha lodato il Signore, sono il cuore rotto? Il cuore rotto che cosa significa? Il cuore rotto, lo spirito affranto, tutte queste espressioni di questo genere, significa che tu vai davanti a Dio consapevole di te stesso. Il cuore rotto e contrito non vuol dire perché patisci qualche cosa. C'è anche quello, è implicito. Ma qual è il senso? Il sacrificio di Dio. Afferri, quei sacrifici sono che tu vai davanti a Dio consapevole, non come la Sulamita che sei ricca o come la chiesa di Laodicea, ho ricevuto questo, ho ricevuto la veste, io ho ricevuto una casa, sono a posto, sto bene, afferrate, ma il cuore contrito, cioè sei sempre bisognoso delle sue visitazioni. Questi sono i sacrifici che tu devi offrire al Signore. Altro che prendere l'altare e cominciare a vantarti, a giudicare tutti. L'altare ti serve per riconoscere te stesso, per mettere te stesso sull'altare, bruciare continuamente. E questi sono i sacrifici che Dio gradisce, che ti fanno entrare nello Spirito per amministrare le cose dello Spirito. Ma con questa attitudine, perché se no tu metti mano alle cose sacre, tu le distruggi, le applicherai male ai fratelli e distruggerai i fratelli. Molte malattie vengono da come noi amministriamo le cose di Dio. Tutti malati, tutti che stanno... Perché? Perché la parola non viene più dall'alto, non è più viva, fresca, vivente, attuale. Afferrate. Questo è il punto, frate, questo è quello che dobbiamo veramente concentrarci. Cioè, i sacrifici di Dio sono il cuore rotto e contrito, io sono consapevole. L'altra volta cosa abbiamo detto l'altra volta? Bada ai tuoi passi quando vai alla casa del Signore. Che la intendiamo come la chiesa, la intendiamo anche quando andiamo nella nostra cameretta. Noi siamo pure la casa di Dio. Vai per ascoltare, vedete?
non perché sei pieno di parole, vai per ascoltare il Dio. Attendi alle sue visitazioni, che in qualunque momento possono venire. Egli si avvicina a te, tu devi sentirlo. Perché allora dici agli altri che hai ricevuto lo Spirito Santo, a questo hai accettato il messaggio, e poi quando Egli viene, tu dici, ma che cos'è questo? Quando Dio si manifesta, ma che cos'è questo? Quando Dio dà la manna, che cos'è questo? Sempre che cos'è? Ma chi sei? Ma che cosa sei? Ma che... Perché l'uomo è così distante? Dice che si vanta della legge, come erano i farisei, e rifiutano e uccidono Cristo. Afferrate? Cioè, il controsenso. Stiamo attenti a non cadere dentro a queste trappole. Perché quella nube, che abbiamo detto l'altare si è rotto e le sue ceneri si sono sparse, quella nube spirituale, quella nube che io sto vedendo dietro a molti fratelli che sta guidando malamente questa tendenza a volersi riappacificare, che io sono sicuro che è da Dio, però ci sono persone che si stanno muovendo male all'interno di questa riconciliazione, diciamo così. E quindi cosa vuole fare il nemico? Vuole infiltrarsi per rovinare anche questo, per fare in modo che la Chiesa non si unisce, rimane sempre così. Oppure dici, ci uniamo sì, ma in un modo che non funziona. Quando per esempio in Isaia si parla della malta che non regge, non ricordo bene i dettagli, dice, tu hai voluto intonacare il muro, dice, con una malta che non regge, che poi cade. E che cosa serve fare, disfare, viaggiare, venire, predicare, fare, quando poi, dopo, prendere contatti, questo e quello, avere dei bei culti e poi dopo, alla fine, tutto si disgrega come nulla. Perché? Perché viene il nemico e dice io mi riprendo quello che è mio. E Dio non glielo può togliere suo. Perché? Perché gli uomini hanno dato accesso, hanno permesso che questi spiriti entrassero e hanno contaminato l'opera di Dio. Leggiamo anche in Romani 12. verso 1 dice, questo è anche un altro verso che si conosce, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Anche qua c'è una santificazione, i vostri corpi. Leggiamo anche 1 Corinzi 6. Ho detto, questi versi vorrei leggerli, se riesco a leggerli tutti. Comunque li stiamo leggendo tutti. 1 Corinzi 6:20. Dice, infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo, che deve essere, e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Noi glorifichiamo Dio, cioè entriamo dentro a questi sacrifici nel nostro corpo, quindi in una santificazione anche esteriore, fisica, come mangiamo, per non rovinarlo, per non esasperarlo, per non contaminarlo, ecco, e anche il nostro spirito. Vedete come Dio fa sempre attenzione a questo, quanto è importante? I sacrifici spirituali vuol dire entrare nella presenza del Signore. Quando Gesù è venuto ci ha dato dimostrazione di questo. È stato chiamato sommo sacerdote perché? Perché egli dice chiaramente negli Ebrei, egli è stato come il precursore. Cosa vuol dire questo? Lui è entrato oltre la cortina, cioè nel luogo santissimo dove nessuno poteva andare. Gesù come sommo sacerdote, apostolo, dice Ebrei 3, apostolo e sommo sacerdote, dice entra come precursore, vuol dire prima di noi. È entrato nel luogo, e cosa ha fatto? Ha
ha fatto qualcosa nello spirito. Afferrate i sacrifici di Dio, la lode. Gesù ha fatto qualcosa nello spirito. Ha aperto il sipario di quella tenda che faceva da separazione. Lui l'ha aperto. Ha fatto qualcosa o no? Cosa vuol dire dunque che anche noi dobbiamo imparare a muoverci nell'ambito dello spirito, attraverso questo altare? Abbiamo ricevuto una certa luce, siamo responsabili, adesso è l'ora di fare funzionare questo altare, come Gesù entrare nei luoghi celesti, preparare la via agli altri. Quando anche noi abbiamo una giusta visione delle cose di Dio, sapete come si acquistano? Si acquistano che tutti gli aspetti falsi, le false interpretazioni anche nella parola, sono spiriti. E il servo di Dio li combatte, li toglie via per presentare la parola pura di Dio. Questa è una via, è un permesso che tu dai agli altri per potersi accostare, per avere una... accorci le distanze con Dio. Cioè, tu aiuti gli altri ad accorciare le loro distanze con Dio. Perché non ci sono... cioè, il servo di Dio cosa fa? Combatte contro tutti questi... uccelli rapaci, una falsa visione, una falsa dottrina. Vedete, tutti questi impedimenti sono combattimenti. O quando si prega per un fratello, vedete, sono azioni, è un lavoro, un'attività, è un'attività spirituale reale che noi dobbiamo imparare a sviluppare e a praticizzare, a renderlo pratico nella nostra vita. Quindi che veramente il Signore ci aiuti a capire che se Dio fa qualcosa, restaura un passaggio, non dobbiamo fermarci a guardarlo come se fosse una specie di museo, fermarci lì, apprezzare. No, è fatto per andare avanti, per proseguire. Il popolo di Israele non si è fermato all'altra sponda del Mar Rosso, dicendo, oh, ci ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto, abbiamo passato il mare, adesso c'è una barriera enorme, ma siamo tranquilli. No, il Signore ci dice, devi andare avanti, devi andare fino al monte di Oreb, dove riceverai la legge e dove vedrai la manifestazione di Dio. Che veramente il Signore ci benedica, fratelli. Amen. Amen.